Amici di Canale Ascoli, benvenuti a una puntata speciale, una puntata che l'Ascoli Picchio ha voluto creare insieme a Canale Ascoli. Canale Ascoli che vi terrà compagnia per tutta la stagione, per seguire l'Ascoli Picchio, per seguire le gesta del nostro picchio, dei nostri bianconeri. Vi seguiremo con due trasmissioni ufficiali, una il lunedì e l'altra il venerdì, e tanti approfondimenti e tanti speciali come quello di questa sera, che la Lega di Serie B ha voluto dedicare agli anziani, a tavola fra ricordi, poesie e ricette della tradizione. Ci sarà e lo si svolgerà al Picchio d'Oro qui ad Ascoli Piceno in corso Vittorio Emanuele, ma vediamo come si svolgerà, cosa succederà questa sera in questo speciale che vi invito a seguire su Canale Ascoli. Siamo con Riccardo Moroni del settore marketing della Lega di Serie B ad Ascoli per questa splendida iniziativa, delle tante che verranno create dalla Lega B Italia. Oggi il rapporto con gli anziani ritorna alle tradizioni qui ad Ascoli. Tradizione, la cucina, l'oliva all'ascolana è venuto anche per questo. La curiosità ovviamente mi ha trascinato necessariamente, fortunatamente non da Milano ma da Roma, quindi siamo abbastanza vicini, e devo dire con grande soddisfazione, perché questa è la seconda delle cinque giornate che noi organizziamo come Lega di B per quanto riguarda un'iniziativa che si chiama Un giorno per la tua città, un giorno per la nostra città, dedicata a cinque temi diversi, di solito le fasce sociali più deboli, quindi i bambini, gli anziani. L'ultimo evento sarà dedicato alle disabilità in genere, e probabilmente ci sarà anche una collaborazione a livello televisivo con Sky. Stiamo valutando la possibilità di fare insieme alla squadra una occasione per cui il problema venga, tra virgolette, evidenziato, e quindi la sensibilizzazione sia maggiore. Come nasce questa idea di B Italia e quale risposta ha trovato, se positiva, dalle società di calcio? Allora, l'idea di B Italia nasce innanzitutto per un'esigenza, tra virgolette, di ufficio competizioni. Il presidente Abodi ha avuto l'idea di, perché no, fare una nazionale dei migliori talenti della Serie B, e ovviamente l'ha chiamata B Italia. Quindi il marchio nasce da questa iniziativa. Purtroppo impegni di partite, impegni di campionato, posticipi, anticipi, eccetera, 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 impediscono alla nazionale di Serie B, chiamiamola così, dei migliori talenti della Serie B, di poter fare tante partite in un anno. Riusciamo a farne 4 o 5, l'ultima l'abbiamo organizzata a Vercelli con la Russia, e devo dire che la gente risponde, si vedono belli spettacoli, perché poi vengono fuori delle belle qualità, e da lì il marchio, diciamo, prende vita. Poi, ovviamente, non troppo ricco, tra virgolette, di eventi, abbiamo deciso di orientarlo anche sull'ambito sociale, e quindi organizziamo Un giorno per la nostra città, che è una manifestazione appunto con scopo sociale dedicata alle fasce deboli della società, e stiamo lanciando un progetto molto importante, che è un progetto che valorizzi il territorio, quindi siamo anche molto in collaborazione con le amministrazioni locali delle 22 città della Serie B per avere la possibilità di valorizzare i territori che naturalmente ospitano le squadre stesse, e dare la possibilità anche al turismo sportivo di potersi spostare con minore difficoltà. Speriamo con maggiore facilità. La prossima idea che verrà lanciata riguarderà soprattutto i tifosi, no? I tifosi che andranno in trasferta, esatto. Dove probabilmente troveranno quello che magari non si aspettano di trovare, quindi un tour particolare, una guida che ha delle caratteristiche, adesso non le posso rivelare perché le stiamo praticamente definendo e impacchettando per poterle presentare ufficialmente, e dove troverà tanti altri benefit, tra virgolette, compreso per esempio l'ingresso gratuito col biglietto della partita ai musei civici della città. Si comincia a creare un dialogo tra calcio e cultura che crediamo in Lega B faccia bene, faccia solo bene al calcio, e cerchi naturalmente di far elevare, se possiamo, il livello della tifoseria, che molte volte è un po' troppo espressiva, chiamiamola così, ma
si vuole anche la passione in questo senso, quindi ci sta tutta, ma non oltre certi limiti. Ecco. Con la cultura bilanciamo questo tipo di rapporto. Il sogno è quello di emulare il terzo tempo nel rugby. I sogni a volte diventano anche realtà, però sa che è un'impresa quasi impossibile. La domanda è pertinentissima e io rispondo con le parole del nostro presidente Andrea Bodi, che dice sempre: per quale motivo esiste lo sport del rugby, lo sport del nuoto, lo sport dello sci e non lo sport del calcio? Perché il calcio viene chiamato in questo modo, come se fosse un mondo a parte? Esistono delle regole etiche, morali, spesso e volentieri negli altri sport, anzi sempre, vengono rispettate. Nel calcio quasi regolarmente ce ne dimentichiamo, diciamo, siamo diplomatici, ce ne dimentichiamo. Ecco. Allora la proposta di quest'anno è del cartellino verde, per esempio, cioè quella di premiare una buona azione, che ha lasciato tutti di sorpresa, perché dice: come è possibile premiare? E invece ci sono anche le buone azioni, quelle che in fondo rappresentano poi forse il momento più bello di una partita, o forse non solo il gol, ma il gesto sportivo lealmente fatto e lealmente dedicato, evidentemente anche non solo ai compagni ma anche agli avversari. Potrebbe essere una strada percorribile. Siamo con Mario Costantini del Duca Ascoli, parliamo degli anni 40, e a fianco a noi abbiamo il mister Davis Mangia. Allora, intanto si tolga una curiosità del mister, una domanda al neo mister dell'Ascoli. Ma io la stavo facendo. Preparare. Allora, a scuola, tu fai gli 800 metri, perché sei veloce. No, c'era uno che faceva, era campione marchigiano degli 800 metri. Allora mi dice: tu devi fare la lepre. Non mi piace. Non mi piace. Un po' prima era tutto su me, era. E allora feci la corsa, ma andavo piano. Allora mi passa lui, mi passa. E io mi affidai a dietro a lui. E alla fine ho vinto io, ti giuro, ho vinto io. Ha fatto lui, bene, ha fatto lui la lepre. Ebbe fatto, soltanto che durante l'anno, quando feci la gara, mi fermai, dico: mo mi fermo io. Invece si fermò prima lui, che stava davanti a me. E allora io, con poco tempo, pochi passi, io recuperai il fiatone. E io mi meravigliavo da me. Dico: come fa? Insomma, vinsi io. Ma cioè, perché io, come chiama, io... Mi emoziono. Ah, che emozione! Il campo sportivo non male, mai. Signor Costantini, ma gli allenatori della sua epoca erano come il mister Mangia, tattici, oppure vi lasciavano liberi? No, conosco. Io l'ho visto domenica, che ha giocato bene. Negli anni 40, come era un allenatore di calcio? C'è stato qui, bravo quelli. Soltanto uno che cercava i giocatori, vendeva, mi disse se voleva andare a giocare a Milano. Vado a casa, lo dico a casa, mia madre mi disse: ma chi è che è matto, tu o lui? O lui. Ti sono fatto io, e loro ti sei bene. No, sì. Queste è veramente parole, anzi, nemmeno so dire. Mister, una curiosità invece, una domanda da chiedere. No, ma abbiamo parlato già prima, ma ha detto due o tre cose
del ruolo che faceva lui e di come si devono comportare i difensori di oggi. E il calcio non ha età, non ha età, perché mi ha detto due o tre cose che io infatti parlavo col direttore e ho detto legge, perfette, che valevano ai tempi suoi ma valgono ancora oggi. E se non vai così, quando la vedi la palla? C'ha ragione. Siamo con il direttore Gianni Lovato, beh, bella questa serata, alla ricerca delle tradizioni, un rapporto ancora vivo con gli anziani e la scoperta, anche perché non è ascolano, dell'oliva ascolana. Ma che l'oliva ascolana lo dimostra il fisico, l'ho scoperta da tempo, credo anche i giocatori. Sei arrivato in ritardo stasera. No, non è che sono arrivato in ritardo, sono arrivato di corsa da Roma, sono stato tre giorni a un'attività del CONI. Quindi però volevo esserci, siamo rientrati io e Marco Costantini, direttore finanziario, siamo arrivati alle 10 di sera, avevamo finito le 7 e mezza a Roma, quindi siamo andati veloci. Non ha avuto modo di ammirare i suoi ragazzi alle prese con l'oliva alla scolana? Vabbè, quello no, ma insomma immagino si saranno fatti onore. Il suo ricordo con il rapporto con i nonni, con la cucina? Con i nonni, ahimè, purtroppo li ho persi da molti anni, anzi quelli paterni non li ho proprio conosciuti, nel nonno nella nonna, quelli materni li ho persi da molti anni, con la cucina un buon rapporto. Siamo col tecnico dell'Ascoli Piccolo, Davis Mangia, questa iniziativa della Lega di Serie B, il rapporto con gli anziani, le tradizioni, questa splendida serata col sapore dell'oliva ascolana, come sono stati i suoi ragazzi, non in campo ma in cucina? Bravi, molto bravi, lo sono anche in campo, però stasera in cucina sono stati proprio bravi. Più bravi quali? No, dai, tutti, grande impegno da parte di tutti. Poi erano buone le olive di entrambi le due squadre. Qual è il suo rapporto invece con la cucina, con i nonni, se ha avuto modo di... Chi tramanda la storia, secondo me, è una figura fondamentale per la crescita di noi e di conseguenza poi dei giovani. Quindi il rapporto con i nonni, io purtroppo... ho potuto vedere soltanto le mie nonne e non i nonni, i miei due nonni, però... Hai imparato tanto di cucina? No, mi sono dilettato un po' in questi mesi che purtroppo non avevo nulla da fare, o meno, non potevo fare il mio lavoro, però no, ci si diverte. Un'iniziativa che fa un po', no, serve anche per unire la città con la squadra, che a volte negli anni scorsi sembravano due ambienti totalmente distaccati. No, è fondamentale. Io quando sono arrivato ho detto che qui si potrà centrare l'obiettivo se tutte le componenti, e le componenti sono i ragazzi, lo staff, la società, però poi la stampa, la tifoseria, tutta la città remeranno dalla stessa parte. In quel caso potremo centrare l'obiettivo. Se invece ci dividiamo, secondo me rendiamo di meno. Sta conoscendo anche meglio la città? Sì, piano piano, perché purtroppo tempi ne ho avuti veramente fino adesso libero pochissimo, come è giusto che sia, perché dobbiamo lavorare in questo momento. Uno dei maggiori esperti della giuria per la scelta della miglior oliva era Giuliano Tosti, azionista dell'Ascoli Piccolo. Sei andato un po' in modo diverso, la tua linea è diversa rispetto al resto della giuria per le votazioni finali del gruppo di Almici e quello di Carpani. Io ho la fortuna di avere in casa una moglie che è molto brava in cucina e ha affinato molto i miei gusti. Sono diventato un esperto culinario, Senti, una bellissima iniziativa questa con la squadra quasi al completo, stampa, tanti tifosi anche. Si dovrebbero rivivere più spesso queste emozioni, queste serate come questa. Sì, questo ci sta aiutando la Lega a creare queste situazioni, ma soprattutto la partecipazione dei calciatori è stata veramente quasi totale, si sono divertiti tantissimo. E queste sono le cose che fanno bene la vita, quello di stare insieme, di passare serate così, e sicuramente in futuro ne faremo sempre di più. Leo Perez è giusto in tempo, è arrivato per giudicare le olive dei tuoi compagni, come erano? Abbastanza buone, a parte che a me l'oliva piace, però erano fatte bene. Senti, come questa serata in allegria, no? Sì, è una serata bella, particolare, anche perché hanno cucinato i miei compagni, quindi è una serata che fanno bene, si sta bene. Assaggiamo le specialità del posto, quindi bello. Il tema riguardava gli anziani, qual è il tuo rapporto, se l'hai avuto, con i tuoi nonni? Guarda, io per tante vicissitudini sono stato fuori spesso, quindi la famiglia considero i miei genitori, mio padre, anche perché i miei nonni non ho potuto
stare insieme perché eravamo sempre fuori, però diciamo che li ricordo perché sono morti, non ci sono più, e così. Il rapporto con la cucina invece? La cucina so cucinare adesso, però... Piatto speciale? Pasta in bianco, io a me la cosa... Beh, quello sanno fa tutti, dai, pasta in bianco. Fa, però so fare il sugo, so fare un sacco di cose, quindi è una cosa... Mi piace cucinare, adesso c'è la mia compagna, ci pensa più lei, però va bene ancora così. Per poco, perché poi... E poi no. Toccherà pure a me, perché poi la piccoletta vorrà pure dal papà. Allora, Giuliano Tosti si è dichiarato più preparato in cucina rispetto a te, cioè lui ha detto sono il numero uno della giuria, l'unico intenditore dell'oliva ascolana. È verissimo, perché io so fare solo il caffè, quindi su questo c'ha ragione perfettamente. Però hai avuto modo di giudicare, dai. Ah sì, cioè diamo merito all'impegno dei ragazzi, che penso che è la prima volta che cucinano, quindi sembra che si siano impegnati più in cucina che in campo. Da domenica speriamo che si impegnino molto di più in campo, perché è quello che ci interessa a noi. Allora, uno dei giudici che era sempre col telefonino in mano a riprendere un po' tutti gli eventi di questa bella serata, dalle poesie in dialetto a come i ragazzi cucinavano, Battista Farotti, si è divertito? Molto, devo dire, ancora non è finita, ma mi sono divertito molto perché è una bella iniziativa. I ragazzi si sono impegnati, anche se le olive erano uguali, no? Diciamo. C'era un trucco, no? C'era un trucco. Vabbè, iniziative simpatiche che rafforzano un po'. Così l'amicizia, ma servono un po' la nuova politica della Lega B di Abbode, che cerca un po' di coinvolgere iniziative per diffondere questo sport, quindi ben vengano, insomma noi facciamo volentieri. Si parlava degli anziani, si parlava soprattutto dei nonni, delle tradizioni, lei che ricordi ha? Beh, bisogna tenerle a caro le nonne, i genitori, io non ce l'ho più, però mi ricordo mia madre era un po' come queste signore che ho visto qua, sempre disponibile, sempre pronte, anche se aveva dolore alle braccia, la pannella la faceva, le olive le faceva, quindi ce ne fossero queste donne. Erano più buone rispetto a queste? Rispetto a cosa? Alle olive fatte dai giocatori? Ma oddio, erano buone, devo dire la verità, però ci sono di meglio in giro, quindi e poi ognuno usa la sua pasta, i suoi metodi, devo dire che il livello è molto alto, quindi dobbiamo difendere questo prodotto e diffondere possibilmente.